ashurana nana praja janaranjana ashurana nana praja janaranjana yamunatiravanashariya Yamunati munatiravan shariya ya ya kunja bi sure seisira da mata baquilha e seira praupada quilha Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Siamo Bhagavate Vasudevaya. Ale Krishna, benvenuti a tutti. Anche un caro saluto a chi ci sta ascoltando via internet. Oggi siamo nell'ottavo canto dello Srimad Bhagavatam, capitolo dodicesimo, intitolato L'avatara Moini Murti confonde Shiva. E leggiamo il verso numero 39.

तांस्तम तम विश्री जतिम बाबा दुस्तराम अकृतात्म भी दुस्तराम अकृतात्म भी खोरु में तितरे माया विषक्वास्तादृते पुनः

Traduzione parola per parola. Ka che cosa? Nu, in verità. Me mia la titaret, può superare. Mayam, la mia energia illusoria. Vishakta. Attaccato al piacere dei sensi materiali. Tvatritte. Tranne te, Puman, una persona, Tan, queste condizioni, Tan, alle persone attaccate alla materia, Vishriyatim, per superare, Bhavan, le reazioni alle attività materiali, Dushtaram, molto difficile da superare, akrita hat dalle persone che non sono in grado di controllare i sensi. Traduzione. Caro Shambu, chi all'infuori di te potrebbe superare la mia energia illusoria in questo mondo materiale? In genere gli uomini sono attratti dal piacere dei sensi e vinti dalla sua influenza. Per loro è molto difficile superare l'influenza della natura materiale. Spiegazione di sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dai tre principi, dei, dei tre principali esseri celesti, Brahma, Vishnu e Maheshwara, soltanto Vishnu è libero dall'influenza di Maya. Nel Caitanya Ceritamrita essi sono descritti come Maya, cioè coloro che subi, subiscono l'influenza di Maya. Ma sebbene Shiva sia a contatto con Maya, non è influenzato. Gli esseri individuali sono inclini ad associarsi con Maya. Shiva invece può sembrare sempre a contatto con Maya, non soggiace mai alla sua influenza. In altre parole, tutti gli esseri in questo mondo materiale, escluso Shiva, sono governati da Maya. Per questo Shiva non è un Vishnu Tattva né un Jiva Tattva. È situato in una posizione intermedia.

Re Krishna, Re Krishna, Krishna Krishna, Krishna Re Hare, Re Rama, Re Rama, Rama Rama, Rama Re Hare. Allora, abbiamo visto in tutte queste lezioni su questo bellissimo episodio che coinvolge appunto Shiva e Mohini Murti, eh, come a un certo punto Shiva venga confuso. Eh, appunto da Krishna stesso che prende questa forma di questa donna eh, meravigliosa, ma come ho già detto anche nella lezione precedente che ho tenuto, la cosa veramente bella, affascinante e di grande insegnamento è che Shiva una volta che è stato praticamente deriso davanti a tutti i saggi, perché insomma lui passava correndo dietro a questa donna cercando di afferrarla, e Mohini Murti faceva apposta a passare davanti agli ashram dei, dei grandi sadhu e yoghi rinunciati lui non, se ne è minima, non si è minimamente scomposto e l'unica reazione che ha, che ha avuto è stata quella di in cuor suo di glorificare no? Vishnu, Krishna per questa meravigliosa cosa che aveva fatto e poi vediamo che ha confidato anche a Parvati, alla, alla, alla sua compagna, che appunto quello è il, il mio Signore, in sostanza dice: Vedi cosa è capace di fare? È capace di confondere anche me, è situato su di un altro livello. E vediamo che mentre lui si sta, sta riconoscendo questo in totale spirito di ammirazione e, 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 di, e di sottomissione anche al Signore Supremo, per tutta risposta, Vishnu gli rivolge la parola e gli dice quello che stiamo, che stiamo ascoltando, Appunto, gli dice ma tu sei l'unico in realtà che non è influenzato dalle, dalle dinamiche della natura materiale, ovviamente Vishnu, Vishnu e Krishna stesso, non è influenzato, ma poi al di là di, di Vishnu e di lui tutti gli altri sono influenzati dalla natura materiale, quindi Vishnu stesso sta riconoscendo a Shiva la sua eccezionalità, lui come dice Shila Prabha non è Vishnu Tatua e non è Giva è questa situazione intermedia. Si è detto un sacco di volte, no? Prabhupada cita spesso, è come lo yogurt che è latte ma non è più latte. Cioè Shiva è in questo tipo di, eh, di posizione. Ma dice tu non ne sei influenzato, ma nonostante questo, questa volta sembra influenzato dalla natura materiale. E <clears throat> fa questo, Vishnu fa questo punto molto semplice, dice tutti gli esseri viventi presenti all'interno di questo mondo materiale sono influenzati. E questo è un, è, un, è un grande insegnamento che ci deve arrivare, perché a volte noi pensiamo, devoti, anche devoti che semmai sono, sono molto avanti nel loro percorso spirituale, pensano di essere riusciti no? a uscire fuori da questa dinamica della natura materiale e di non esserne più influenzati. Io spero che non pochi abbiano questo tipo di comprensione, ma personalmente mi è capitato di incontrare spiritualisti, religiosi, diciamo, non necessariamente appartenenti al nostro movimento, che si presentavano come persone che erano al di là dell'influenza della natura materiale, no? avevano questo, questo atteggiamento, questa comprensione anche di loro stessi, che il loro avanzamento spirituale aveva portato ad essere eh, avanti. Diciamo, anche se, se non necessariamente erano eh, degli sbruffori, degli orgogliosi, però si sentivano come questi che fossero immuni. E questo episodio con, con Shiva ci fa capire che anche lui, che Vishnu stesso dice tu sei l'unico, al di là dell'influenza della natura materiale, però se, Vish, se Krishna vuole, se Vishnu vuole, anche tu cadi, cadi in preda in una sorta di, di illusione, di confusione. E noi vediamo come questa sottomissione che Shiva ha nei confronti di, di Vishnu sia la sottomissione quella, quella pura, quella ai massimi livelli. Perché intanto non c'è nessuna invidia da parte di Shiva, c'è solo ammirazione. C'è solo ammirazione e c'è questa sottomissione naturale gettata dall'amore. Quindi Shiva semplicemente accetta quello che è Vishnu ed è orgoglioso, non di, di se stesso, ma è orgoglioso di Vishnu, è orgoglioso di lui, dice guarda, nonostante, perché lui, come, come, come ho già detto, lui è consapevole delle, 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 sue, delle sue qualità, delle sue caratteristiche, Shiva. E lui sa che perché qualcuno che l'abbia confuso, abbia, sia riuscito a creare questa sorta di, 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 di confusione in lui, ci deve essere qualcuno che deve essere eh, molto più, più avanti, molto, deve essere questo immenso. E lui è in totale ammirazione, quindi nessun sentimento di, di invidia, nessun sentimento eh, di, di astio, perché l'aveva messo in difficoltà, ma semplicemente questa... Sottomissione naturale, questo amore che lui ha, che questo appunto ci deve essere di grande esempio perché normalmente non succede così. Le persone, quando in qualche modo vengono sconfitte da un altro, o quando vengono umiliate da qualcun altro, addirittura perché siamo vicini all'umiliazione, il primo sentimento che hanno è quello di cercare vendetta nei confronti di questa persona. Dice, questo va messo in questa posizione, è colpa sua, adesso, appena avrò la possibilità, gliela faccio pagare. Questo è un sentimento eh, naturale delle persone. E a volte la sottomissione che loro devono avere nei confronti di qualcun altro è forzata. Cioè uno è sottomesso perché? Perché riconosce che l'altro è molto più potente di lui, quindi deve per forza assoggettarsi, se no ne va della sua sicurezza, ne va della sua sicurezza fisica, della sua sicurezza economica, sociale, eccetera, eccetera. Quindi in un certo senso è sottomesso. Oppure è sottomesso perché questa persona gli, gli porta dei benefici. No? Gli porta dei benefici, gli porta economia, gli porta benessere, gli porta sicurezza, gli, porta, gli crea una situazione in cui lui può stare sereno, eccetera. Allora tende a sottomettersi a questo perché in un certo senso conviene. E noi vediamo che spesso anche le persone che colgono degli aspetti esteriori e superficiali della religione, della spiritualità, tendono un pochettino ad andare in quella direzione. Essere sottomessi perché mi conviene sostanzialmente o perché ho paura. E vedete quante forme religiose, ad esempio, siano condizionate da questo. La paura il Dio che se non sto con Lui mi punisce allora io sto con Lui perché io sono un buono e sto con Lui oppure io sto con Dio perché poi se sto con Lui mi ridà indietro delle cose che possono essere a mio beneficio e se questo Dio ti mettesse nella condizione di Shiva addirittura non solo si prende gioco di te e davanti alle persone che ti rispettano davanti ai tuoi accoliti Scivo un guru Scivo un guru per tutte queste persone con cui lui passava davanti, questi yoghi, questi saggi. Lui passava davanti a loro eh, correndo dietro una donna. E voi immaginate un guru, un maestro spirituale, che lo, in lo confondono in questa situazione e corre davanti ai discepoli, correndo davanti a una donna, semmai questo è un Sagnasi, no? Perché Sciva anche più di un Sagnasi, la gente è confusa. E ti mettono in questa condizione, poi, capisci, poi tu capisci che è stato tutto un inganno che ti ha portato a quello, e il sentimento non può essere che un po' castioso, negativo. Invece Shiva ci dà questa, questa comprensione di questo totale distacco. Dice ok, tu hai fatto quello e pensino quello che pensano. La gente non mi interessa. Io penso solo che ti amo. Praticamente questo è il sentimento che Shiva rivolge a Vishnu. E noi vediamo, tornando un pochettino alle, alle, a noi, a entità che non siamo Shiva, queste piccole entità infinitesimali che sono confuse facilmente da Shiva. Mahi, dice Prabhupada, mahi significa coloro che sono confusi da Maya. Eh, Maya non è così semplice, scontata e imprevedibile da andare a comprendere, a volte usa delle tecniche. Veramente raffinate per poter far sì che le persone in qualche modo vengano condizionate dalla, dal suo volere. Ma non dobbiamo farci confondere di questo, perché Maya in realtà non è un qualcuno messo lì, non è il diavolo come qualcuno potrebbe pensare, il diavolo tentatore che sta cercando di fare di tutto. Per spingerci al peccato, così poi dall'altra parte c'è qualcuno che gode di questa situazione, dice: Ah, adesso l'ho fatto cadere, l'ho fatta cadere, questa qua, adesso vediamo cosa gli posso fare. Adesso lo, 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 gli, farò, gli darò delle punizioni esemplari, semmai lo farò, lo punirò per sempre, per, per l'eternità. Ma io non ho questo tipo di funzione. Mai una pura devota di Krishna, questo dobbiamo ricordarcelo. Ed essendo un puro devoto, non è 24 ore al giorno fisso sul suo servizio devozionale mentre noi abbiamo le nostre oscillazioni un po' ci siamo, un po' non ci siamo un po' ci facciamo confronto un po' abbiamo bisogno di prendere un po' di break un po'... Cioè, abbiamo tutta una serie di situazioni che girano intorno a noi ma è tu, 24 ore al giorno 24-7 come, come dicono, sempre non c'è mai un attimo fisso sul servizio devozionale. E il suo servizio devozionale non è tanto quello di farti cadere, si aspetta che gli crei una trappola così ricade, è quello di metterti uno specchio davanti e dirti cosa vuoi. All'inizio le persone non lo comprendono tutto questo, sono semplicemente prese da questo vortice no? della natura materiale, vengono sballottate da una forma di esistenza all'altra, da una situazione all'altra, all'altra. E uno dice, ma perché mi deve succedere tutto questo? Ma io ero lì tranquillo, perché Maya mi deve continuare a frullare? In realtà Maya sta seguendo quello che Krishna dice, perché Krishna dice nella Bhagavad Gita che in un modo o nell'altro tutti seguono la mia via ma in proporzione a come se abbandonano a me, io li ricompenso. Quindi alla fine è Krishna che organizza tutte queste situazioni. E tutte queste situazioni che ci succedono nella vita, anche quelle più, più difficili, sicuramente sono, sono la reazione delle azioni precedenti che abbiamo fatto, eccetera, ma hanno anche uno scopo educativo. Quindi noi passiamo attraverso delle esperienze, attraverso delle... In samskara, delle, delle, delle situazioni, eccetera, dalle quali dobbiamo prendere degli insegnamenti, prendere delle conclusioni. Nel momento in cui noi abbiamo, abbiamo compreso quello che sta succedendo, abbiamo compreso l'insegnamento che c'è dietro quella particolare esperienza che stiamo facendo, ecco che allora noi possiamo salire ad un livello successivo. E qui è Krishna che ci sta guidando. E Maya, Krishna con l'aiuto di Maya, quindi ci forgia, un po' come sapete il metallo quando viene forgiato. No? All'inizio viene, viene, viene messo, e lo si deve battere, ma non è, non è possibile semmai farlo, perché sarebbe uno sforzo immane e non si riuscirebbe a modellare. Allora viene messo, nel fuoco. viene messo nel fuoco, finché a un certo punto tende a liquefarsi, tende ad ammorbidirsi, a liquefarsi. A quel punto è possibile Lavorarlo e tante volte noi dobbiamo, le entità viventi, passano attraverso delle esperienze molto dure, molto profonde, perché hanno necessità di essere ammorbiditi per poter comprendere questo messaggio. E nel momento in cui c'è questo ammorbidimento, allora si può iniziare a guardare il mondo da un'altra prospettiva. Si può iniziare a pensare appunto di incamminarsi su di, un, di un sentiero spirituale e quando noi ci incamminiamo su un sentiero spirituale. Che succede? Ma è lì, ma è sempre stata lì Maya. Prima era molto facile, no? lei semplicemente ti dava quello che tu volevi, però ti dava delle cose materiali e ti dava più materia che Krishna, ma nel momento in cui tu hai incominciato in qualche modo ad incamminarti su questo percorso, per la misericordia di Krishna hai avuto delle, delle opportunità, allora Maya cambia atteggiamento. E All'inizio cosa fa? Lei non, intanto che noi ci siamo collegati a Krishna, Maya non, non si fa dei, dei grandi problemi, ci lascia ad andare avanti, ma nel momento in cui noi stiamo prendendo seriamente il percorso della realizzazione spirituale, a quel punto Maya incomincia a lavorare in una maniera più attenta nei nostri confronti. E perché? Perché vede che noi stiamo progredendo, quindi non, non, non sta cercando di tirarci giù. Di farci commettere l'errore, ci sta mettendo davanti questo specchio, ti sei sicuro? Perché tu stai, sti, si sei incamminato in un percorso importante e per poter arrivare in cima a questo percorso, per poter ritornare al dovere, al mondo spirituale, c'è bisogno che tu ti sia liberato da tutta una serie di attaccamenti. E allora a quel punto lì, io te li rimetto davanti e voglio vedere. Se tu sei veramente pronto ad abbandonare queste cose oppure invece sei ancora, hai ancora del lavoro da fare sulla strada. Allora inizia, Maia, inizia a, a proporci inizialmente le cose più grossolane, quelle che ci mandavano maggiormente in confusione. No? Chi lo sa? Uno dice, ma io... Nella mia vita cos'è che sognavo fin tanto che non mi fossi incamminato nella, nella vita spirituale, ah, sognavo una bella macchina, sognavo andare nei, nei, nei begli hotel, eccetera. Ma te lo rimette davanti, ti rimette davanti queste cose. E tu dici: boh, no, ma aspetta, io l'ho superata queste cose, non mi interessano più. Anzi, sono in una fase successiva. Le cose le uso, cioè, se sono utili. Le prendo, le utilizzo, ma non mi interessa più, non mi interessa avere la Porsche, la, la, la macchina bella, non mi interessa andare da qualche altra parte. E allora mai dice ok, va bene, superato, passiamo a quello successivo. Ma che ne dici se dire, e ti ripropone un altro tipo di situazione? Ok, la macchina non ti interessa più, però se mai ti interessa viaggiare in prima classe in aereo, eccetera. Eh, dice ok, allora il devo dice va bene. Però non è che mi interessa più tanto, cioè se devo farlo per servizio va bene, se no non mi interessa, non sono interessato, cioè, ok, va bene, punto, abbiamo messo qua. E allora, siccome lei 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, lei continua, continua, ogni qualvolta vede una situazione dubbia, ambigua su di te, te la rimette davanti. E spesso non lo, fa con, non lo fa con cattiveria, con la cattiveria di, voler, di volerti creare un danno, te lo rimette davanti. E a volte te lo rimette davanti in una maniera gentile, per farti rendere conto di quali possono essere le tue problematiche. Però il problema è che, che spesso non riusciamo a vederle. Lei ce le mette davanti in un modo molto gentile, molto soft, dice guarda ci sarebbe questo problemino da lavorarci sopra. E tu tiri dritto, dici, ma no, sta a guardare queste cose qua, lascia perdere. E allora lei dice: aspetta, poi te lo riprovo, dice: guarda che questo, questo problemino qua, se non lo superi, non riesci ad andare veramente avanti. E allora lei dice: ma no, non lascia perdere, non sta a tempo a guardare quelle cose lì. Allora lei incomincia a rimetterlo in una maniera più forte, e più forte, e più forte, perché sa che se tu non superi quel tipo di problematica, tu non riuscirai a, ad andare avanti e completare il tuo percorso. Allora se non la guarda Prova diceva attenzione a Maia eh? dice perché i, i dice, un, più volte dice il problema di voi occidentali è che non avete paura di Maia, invece di Maia bisogna avere paura, perché lei comunque non sta lì a scherzare, lei sta facendo questo servizio al meglio delle sue possibilità, e tu con lei non hai possibilità di competere, perché non è che dice aspetta adesso mi metto a fare la guerra con Maia vediamo chi vince, no, no, questo vincerei, vincerei. Vince lei. Anche perché voglio dire molto più forte e molto più potente. L'unica speranza che noi abbiamo è quella di prendere completamente rifugio in Cristo. Perché se prendiamo completamente il rifugio in Cristo, allora è Krishna che dice: Aspetta un attimo, dice questo devoto, questa devota, sì, c'ha questo problema. Però insomma, ci stiamo lavorando sopra. Lo sto aiutando anch'io. E lei è sempre lì, però. Dai, si, si, lei è sempre lì, dice sì, però vede, attenzione, eh, guarda che se lo rimetto davanti e Krishna in un certo senso accondiscende al fatto che lei possa continuare a metterti avanti queste prove. E le prove diventano sempre più sofisticate. Vedete come noi sappiamo che la causa principale dell'incatenamento della materia è dato da Kama, la lussuria, no? quello che ci tiene questo incatenamento. Ma Kama noi sappiamo che ha molti aspetti. Aspetto grossolano, quello proprio con cui si va a pesca di tonni, come dicono, cioè sapete che si va a pesca di tonno perché viene usato questo gergo tra i pescatori. Perché ci sono degli, dei, dei, dei pesci che basta buttare qualsiasi cosa in mare no? con, un, con una e loro abboccano, non stanno neanche, non sono, molti, non sono molto sottili da quel punto di vista lì. Quindi, per tutti basta, basta lanciare questo, questa idea della, del, del sesso delle, eh, a, a, tutti, a tutti i livelli che volete includere, e i più abboccano. No? Però, quando andiamo ad un livello un pochettino più alto, le persone, gli spiritualisti, quelli che sono incamminati hanno preso le distanze da tutto questo, e quindi c'è bisogno di una maniera più sofisticata per poterli attrarre. E allora ecco che Kama prende aspetti più raffinati. E più raffinati quali sono? Quali sono gli aspetti raffinati di Kama? Prima ti mette davanti un bel uomo, una bella donna, una bella situazione, una situazione favorevole. Come tra l'altro Maya Devi ha fatto, ha fatto con Arida Stakur, no? Si è presentata in questa forma meravigliosa, questa donna allenata per, per procurare piacere sessuale agli altri. Ha cercato di, di coinvolgere Arida Astakur. No, scusa. Vengo, eh, non ti mando io, vengo, vengo do, però fammi finire di, le mie pratiche spirituali, cantare i giri, poi arrivo. Il problema è che le sue pratiche spirituali erano, anche queste erano 24-7. Quindi quando arriva in fondo dice, eh, adesso vorrei però è finito il giorno, devo ricominciare di nuovo. No? E quindi, e quindi eh, Maya Devi alla fine cosa ha fatto? Fa come fa con i devoti. Lei alla fine gli offre gli omaggi e li aiuta a tornare da Krishna. È proprio lei stessa che li, aiuta, li accompagna, perché il suo scopo non è quello di punirli, il suo scopo è di aiutarli a, a risolvere la problematica. E il problema che dicevo prima io, quando eh, il Kama si trasforma a livelli più sottili, diventa la ricerca di riconoscimento, la ricerca di prestigio, la prestigio la, di fama, la glorificazione. E questi sono gli aspetti più pericolosi. Perché più, poi, più vai avanti, anche la gente incomincia a riconoscere in te questo tuo avanzamento spirituale. Quindi diventi anche oggetto di adorazione e venerazione per gli altri. E lì diventa ancora più difficile. Per quello che Chaitanya Mahaprabhu dice: Non voglio donne, quindi non voglio. Traduciamolo, non voglio sesso grossolano, non, non voglio sesso a nessun livello, non voglio ricchezze, non voglio seguaci. Perché sa, lui ci dà come insegnamento, non perché ma Mahaprabhu avesse il problema di interfacciarsi con, queste, con questi aspetti. Lui è, è Krishna stesso, quindi non è influenzato dalla natura materiale, ma ce lo dà come monito, non voglio queste cose qua perché queste sono pericolose. E vi mettono in difficoltà che cosa? Il servizio. Lui, lui dice io voglio solo il servizio incondizionato a te vita dopo vita. Perché lui sa che quelli sono gli ostacoli reali. Quindi è un monito. Dice non basta dire no non voglio le attività, il sesso grossolano, non voglio neanche quello sottile, non voglio i discepoli, non voglio, non voglio le ricchezze, non voglio niente di tutto questo. Perché questo crea confusione in me. O In noi voglio dire, quindi quello è quello il punto. Perché Maya Devi lei riesce sempre a preparare le cose confezionate in un modo tale che diventino appetibili. Allora sta, sta a noi devoti comprendere e umilmente prendere rifugio in Krishna. Perché se pensiamo di essere noi in grado di andare a combattere, come dicevo prima, non è possibile, non è possibile a nessun livello. Vince lei perché ha molte più armi. Ed è in un certo senso una diretta collaboratrice di, eh, di Krishna. Se noi impariamo a vederla nel modo giusto e impariamo ad avere la giusta sottomissione, come ci insegna Shiva, noi sappiamo per confondere Shiva è dovuto andare Krishna in persona a prendere questa forma. Con noi è molto più semplice. Krishna può, può avvalersi di Mayadevi, però il concetto è lo stesso, vieni messo. Alla prova per poter crescere e tutto questo insegnamento eh, ci deve arrivare e deve essere di ispirazione per poter andare in maniera più spedita verso il percorso di realizzazione spirituale. Poi, semmai abbiamo un po' di tempo per domande e commenti. La settimana scorsa c'era un ragazzo che aveva fatto una domanda, adesso non c'è più, credo che sia andato si è andato via perché stava solo qualche giorno, e lui diceva, ma qual è il problema di godere della natura materiale? Perché? Io devo avere questa, questa sorta di paura, di dubbio, perché dice quella è lì, viene messa a disposizione, perché non ne devo godere? Ma sicuramente noi non è che eh, chiudiamo gli occhi facciamo finta di non, di non vedere nulla e non vediamo le cose. Sicuramente tutta la creazione, la bellezza della creazione è qualcosa di unico, e di irripetibile, è una manifestazione di Dio stesso. Nelle scritture, proprio nei testi, è detto che le persone che non ce la fanno ad avere una concezione più elevata di Dio possono ammirarlo nelle manifestazioni della natura e sono stupefacenti. Uno non può dire no, quella no, è stupefacente. Cioè tutta la vita tutto l'apparato la, della vita è qualcosa di unico, stupefacente, irripetibile, sia dalle manifestazioni eh, dei paesaggi, gli esseri viventi che hanno, sono multiformi, e le piante, è veramente qualcosa di meraviglioso. Quindi non è che noi non dobbiamo gioire, vedere queste cose e goderne in un certo senso, perché è Krishna stesso che manifesta la sua bellezza in molte forme. Il problema è quando noi cominciamo ad abusarne di queste cose. Per quello che nell'assiso Panishad, nei primi versi, è detto proprio questo, fatto questo passaggio, dice uno dovrebbe vedere il mondo, capire bene a chi tutto appartiene e usare il necessario. Se invece quando tu inizi a non usare più il necessario, e perché inizi a non usare più il necessario? Perché entra un problema fondamentale, quello dell'avidità. Kama, croda, Loba. Potere possedere. Potere possedere. Perché? Perché non sei equilibrato dentro. E questa è una delle problematiche di fondo. Vuoi avere, puoi possedere persone, cose, oggetti, territori. Tutto, tutto quello che vuoi avere. Perché hai questa volontà di prendere, di avere per te. Quando non è tuo. Vedete che confusione sta portando nel mondo tutta questa, questa avidità. Il mondo... Le ricchezze sono in mano a poche persone nel mondo, perché? Perché hanno un buon karma, sono, sono riusciti a. Sono, hanno una buona nascita, eccetera, hanno potere in mano, ma quello che li, che li, che li assilla, li confonde è questa avidità di possedere. Quando uno, quando uno ha soldi per vivere, eh, potrebbe avere anche soldi per, per vivere tranquillamente, ma non bastano mai, perché nel momento in cui hai una cosa, ne vorresti un'altra, 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 un'altra. Un L'altro giorno guardavo la fotografia di, un, di una barca gigantesca e sinceramente l'ho guardata e pensavo fosse un traghetto. No? Invece c'era scritto: no, no, questa è la barca, eh, una barca privata che si può comprare, le persone possono comprarla. E dico: ma cosa te ne fai di una roba del genere? Una cosa per uno? Per uno devi avere semmai 30, 40 persone solo per poterla mandare. Perché? E' bisogno di tutto questo, cosa ti serve? Ma questo è un ragionamento che possiamo fare qua dentro, perché appena esci fuori la gente cade in ammirazione per chi possa avere una cosa che gli altri non possono avere. Ma, da un punto di vista materiale può avere un senso, potrebbe avere un senso perché in realtà non ce l'ha, perché questa avidità sta portando alla distruzione del mondo, e da un punto di vista spirituale non ce l'ha. Perché? Tanto te ne devi andare senza nulla. Tu arrivi in questo mondo senza nulla, prendi questo corpo, te ne vai senza nulla. L'unica cosa che ti puoi portare dietro cosa sono? Le impressioni e le tendenze, perché rimangono racchiuse nel, nel, nel corpo psichico e te le porti in un'altra forma di vita. Tutto il resto lo devi lasciare. Quindi vedete come addirittura la ricchezza possa diventare un ostacolo alla vita spirituale quando non, usa, non usata correttamente. E Maya ti lo rimette sempre di fronte, anche quando diventi uno spiritualista, ti può dare delle posizioni da ricoprire, no? dei ruoli importanti, oppure ti può dare una facilità di dialettica che ti porti ad avere tante persone che ti seguono. Ma noi vediamo che sono ostacoli tutti questi, e vediamo che continuamente vengono messe le persone di fronte a queste difficoltà per poter produrre una trasformazione all'interno di noi stessi. E Shiva è esemplare, perché quando lui viene messo di fronte a questo tipo di situazione, questo per dare un insegnamento agli altri, lui risponde nella maniera corretta. E noi possiamo leggerlo e cercare di imparare, perché non saremmo in grado di rispondere come Shiva. Non sarà possibile, perché quando ci capiteranno queste cose a noi, quasi sicuramente non avremo questo tipo di reazione, non andremo a ringraziare chi ci ha messo in difficoltà, o perlomeno non avremo questa pronta attitudine e questa libertà totale nel cuore di poter accettare Krishna per quello che è, per questa sua magnificenza per essere riuscito a fare qualcosa di, di unico, a mettere addirittura in difficoltà lui. Quindi gloria al Signore Shiva e gloria al Signore Vishnu e a, e a Krishna. Se c'è qualche domanda, commento, riflessione, prego. Uh, prendere un microfono così per, per chi ci ascolta in radio. Allora. Quando io vedo alcuni devoti nell'ambito del movimento, naturalmente mi viene in mente che nel nostro percorso spirituale noi dovremmo liberarci dai desideri materiali. And many times you see that people are struggling to get rid of material desires, but some of them push it to the extent that they explode and they either leave Krishna consciousness or. They get married in age of sixty or seventy, or things like this, which is still not so bad. But uh, so my question is whether it's not better for many people to fulfill some material desires and still carry on in Krishna consciousness. Um, quindi io vedo. dei devoti che portano all'estremo questo loro tentativo di distaccarsi, di reprimere i desideri materiali, al punto che però poi raggiungono un livello a cui esplodono, esplodono o abbandonando del tutto la coscienza di Krishna oppure, che è un mal minore, magari si sposano a 60, a 70 anni, anche se sono stati bramaciari per tantissimo tempo. Ecco, quindi io mi chiedo se forse non sia meglio, da un certo punto di vista, secondare alcuni desideri materiali che noi abbiamo piuttosto che arrivare al proprio al punto di esplosione. Grazie, grazie per la domanda, perché è molto profonda e necessita di, di molte considerazioni. Intanto, se come su dici qualcuno arriva all'età di 60-70 anni a sposarsi, evidentemente c'è un problema dietro. Perché noi, se, se seguiamo quello che Krishna stesso ci insegna attraverso il percorso della Varnasciamadharma, quando andiamo avanti con l'età dovremmo distaccarci invece di esserne coinvolti ma in un certo senso consentimi una battuta, dico meglio tardi che mai, <ride> perché comunque <ride> a un certo punto hai affrontato, hai affrontato il problema. Pensavi di esserti, di esserti situato nell'ordine di rinuncia e invece non lo eri. E quindi questa, questa situazione è, era, era diventato un ostacolo insormontabile, e tu a un certo punto sei andato addirittura contro quello che, quello che è il, il naturale procedere delle cose. Però, dal mio punto di vista, e questa ovviamente è un'opinione personale, significa che tu ne hai preso coscienza di questo, e quindi e avendone preso coscienza. Poi iniziare a lavorarci sopra. Tante volte eh, c'è questa tendenza a chiudere, a reprimere eh, ogni cosa senza me averla metabolizzata e senza aver veramente preso la, la distanza da, 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 da questo oggetto dei sensi e questo potrebbe diventare un problema, perché noi sappiamo che quando Iniziamo un percorso spirituale. E dobbiamo per forza prendere dei provvedimenti per distaccarci dalla materia. Questo è fondamentale perché se noi continuiamo a nuotarci pienamente dentro, eh, sarebbe un problema ancora maggiore. Quindi, un, una rinuncia in un certo senso è, è, è importante. Uno deve distaccarsi, deve concentrare la mente da un'altra parte. Però, bisogna vedere quando. Tutto questo non venga fatto in una maniera troppo prematura. Perché se è troppo prematura, noi semplicemente stiamo buttando un pochettino di, di, di terra sopra, lo stiamo coprendo, ma non abbiamo risolto il problema. Ed è pieno di insegnamenti: tutti i testi vedi sono pieni di insegnamenti a proposito. C'è cioè questo famoso di questo yogi che stava meditando sott'acqua, no? Lui stava meditando sott'acqua. Allora, per poter meditare sott'acqua. Significa avere un pieno controllo della respirazione, pieno, pieno controllo di tutto. Se no non ci puoi stare, puoi stare qualche minuto, ma lui stava immerso in acqua e meditava lì sotto. Quindi il suo livello di rinuncia era elevatissimo, però non aveva risolto il problema. Tant'è vero che un giorno lui vide due pesciolini accoppiarsi e di per sé non è che sia un atteggiamento molto provocatorio e erotico vedere due pesciolini autocopiarsi, ma lui tornò in mente il problema che non aveva risolto e quindi perse completamente il controllo dei sensi e dovette schizzare fuori velocemente dall'acqua se no sarebbe affogato. Quindi noi vediamo che come questa rinuncia, questa, in, in, nel suo caso Cristo non ha dovuto mandare moini murti, gli ha mandato mandare due pesciolini e farlo ritornare ad essere consapevole di, do, di, di dove lui era, non aveva trasceso il problema. Allora, il nostro corpo ha delle, delle diverse fasi e delle diverse esigenze e se uno fosse, se quando uno è una persona è perfettamente equilibrato, allora può abbracciare l'ordine del bramaciariato e mantenerlo anche per tutta la vita, può, può essere cosiddetto naistika bramaciari. No? Ma se uno non è a questo livello, creare delle forzature eccessive può creare delle problematiche che poi a un certo punto vanno ad esplodere. Ecco perché il rapporto di, di coppia, e a breve noi avremo a fine mese, avremo questa coppia eh, di devoti che verrà appositamente qua a Villa Brindana per tenere un seminario sul modo giusto di relazionarsi fra le coppie. Due devoti che io conosco personalmente, molto equilibrati e fanno parte del Vision Griasta Team International, e hanno proprio per parlare tra l'altro anche di questi argomenti. Com'è importante, ad esempio, che all'interno di una coppia ci si protegga a vicenda? Quando Prabhupada dice essere griasta è una sorta di licenza a godere della materia, dice no? cioè, l'importante è saperlo fare nella maniera giusta, fare nella maniera moderata. Perché poi il, il godimento, in un certo senso, il trascendere le, le, i coinvolgimenti con la materia, può essere anche una cosa che prende dei tempi diversi e progressiva. L'irrigidimento su alcune posizioni, qualunque esso sia, noi vediamo, come giustamente ha fatto notare Maya Purchandra, che ha portato delle fratture, addirittura ha portato le persone ad abbandonare la vita spirituale. E perché uno deve abbandonare la vita spirituale? La domanda è questa. Prabhupada non ci ha mai messo di fronte a questa scelta, non ha detto o sei al 100% o te ne vai. Prabhupada ha sempre lasciato la porta aperta e quando i devoti facevano difficile il rientro di qualcuno perché per un qualche motivo non, non, non rispeccava i canoni che, che loro dicevano, Probab ha detto non rendetegli le cose difficili a questa persona, perché lui sapeva le difficoltà che ci potevano essere. E dall'altra ci spingeva ad essere molto seri. Quindi noi dobbiamo trovare un equilibrio in tutto questo, perché se non troviamo l'equilibrio e se spingiamo troppo da una parte non siamo pronti a sostenere quella scelta, è solo teorica, è solo un'idea un di volontà, ma non siamo pronti a trascendere tutto, tutto, tutte queste cose, rischiamo poi il botto. Fortunatamente nulla è perduto in coscienza di Krishna, quindi anche se tu smetti poi potrai riprendere successivamente da dove hai lasciato, ma proprio ci dice che lo scopo non è quello di fare, di fare così, di cercare di andare avanti. Allora la ricerca dell'equilibrio è fondamentale. Tu hai, fatto, hai sollevato un punto importante, abbiamo visto troppi devoti voler salire su delle posizioni che non erano in grado di sostenere. Addirittura abbiamo, abbiamo visto dei voti che si sono fatti spingere dalle circostanze e sono addirittura arrivati ad occupare posizioni molto elevate, addirittura di guru, quindi dovevano prendersi cura degli altri, ma non erano pronti a sostenerla per un qualche motivo. E quando si sono trovati ad un certo punto per forza a doversi interfacciare con il loro problema, sono caduti. Questo dobbiamo colpevolizzarli, additarli, scacciarli. Però non ci ha insegnato questo. Sicuramente non possiamo prenderli di esempio come, come guida spirituale, ma dobbiamo anche comprendere che dietro c'era, per l'entusiasmo, per il coinvolgimento, c'era il voler salire su delle posizioni che non erano sostenibili. allora è meglio no? prenderci semmai un, tempi un pochettino più lunghi, più ragionati, ma piano piano ad arrivare ad avere una situazione sostenibile nel tempo. A questo proposito mi ricordo che eh, Radanaswami, che dovrebbe venire qua a, a marzo, eh, lui in una lezione disse che raccontava di un tempio dove andava e vedeva che c'erano dei gruppi di devoti molto rigidi, molto forti, tutti bramaciari, tutti convinti, eccetera, eccetera e poi diciamo sempre in, questo, in, questa, in questa comunità in questo tempio dall'altra parte c'erano dei gruppi di griasta che avevano un sacco di problemi faticavano discutevano di queste cose qualcuno lamentava di non riuscire a fare quello che dice insomma vedeva da una parte tutti molto convinti e dall'altra persone che hanno difficoltà poi Maragi racconta dice dopo qualche tempo sono ripassato in questo posto e quelli tutti, di quelli tutti da un pezzo non c'era ce più neanche uno mentre quegli altri che erano lì, che faticavano erano ancora lì stavano cercando di trovare un equilibrio nella loro vita per poter mantenerlo nel tempo e quindi lui diceva gloria a tutti quanti ma tutto questo questa forza, questo irrigidimento che c'era in quel gruppo che poi a un certo punto è esploso era veramente di aiuto a mantenere quel tipo di attitudine chi è? Che sta andando avanti, quelli che hanno fatto un breve periodo a mille, però non erano pronti ad andare avanti, oppure quegli altri che piano piano, vanno più lentamente, però stanno continuando, a, stanno continuando a rimanere lì e stanno continuando a proseguire la coscienza di Cristo. Quindi bisogna rifletterci su questo: questo non è un incoraggiamento a lasciare la via maestra a scendere dal, dal treno che va a mille, ma se non sei in grado di starci sopra, devi, devi farti delle domande. E devi, i devoti, come dice Krishna Bhagavita, stanno insieme e si illuminano l'uno con l'altro. Illuminarsi l'uno con l'altro significa tante cose. Significa sicuramente parlare di Krishna, ascoltare di Krishna, raccontarci di Krishna, ma aprire anche il nostro cuore e la nostra mente per poter parlare di aspetti più profondi perché se uno è sinceramente collegato non vuole, non vuole abbandonare Krishna però sa i suoi limiti stamattina forse molti di voi lo, lo ricevono questi messaggi che manda questo devoto quest'ora c'è proprio si parla di questo no? lo, lo riprendo un attimo e ve lo leggo. Questo messaggio di Papa stamattina dice, supponiamo che ho un brutto carattere da quando sono nato, ma ho capito che la coscienza di Krishna è molto bella, dovrei prenderla, perciò ci provo, provo del mio meglio, ma allo stesso tempo, poiché sono abituato a qualcosa, non posso rinunciarne sebbene so che questa abitudine non è un bene l'abitudine rimane come seconda, una mia seconda natura non posso rinunciarci il Signore raccomanda al di là di ciò lui è buono non c'è dubbio che lui sia un sadhu, un onesto e un uomo religioso la sola qualificazione è che lui sia nella coscienza di Krishna e agisca sinceramente seppure fallendo qualche volta lui rimane un sadhu sadhu significa onesto, religioso e pio quindi c'è questa tua seconda natura non è così facilmente eliminabile. Però Prabhupada dice, se questa persona accetta la coscienza di Krishna, nonostante possa andare avanti con più lentezza, eccetera, lo consideriamo un sadhu. Certo è un argomento molto vasto questo, eh? però so se ho dato qualche... Mm -hmm. So another pro problem is that sometimes we follow all rules and regulations very nicely but we our heart is becoming hard and we don't have compassion to others and so how how to or what to do in this situation when we start to observe this A volte noi seguiamo in modo molto stretto però tutte le regole, i regolamenti. Tuttavia i nostri cuori poi si induriscono anche nei confronti degli altri. Che cosa possiamo allora fare in questi casi? Di nuovo c'è qualcosa che non sta funzionando nel nostro percorso spirituale, nel nostro sadhana. Perché una delle caratteristiche del devoto è di essere paraduca duchi, una persona che è empatico, che soffre delle sofferenze altrui. Quindi quando noi diventiamo troppo rigidi nei confronti degli altri e appunto perché abbiamo indurito il nostro cuore significa che la regola non ha avuto la sua efficacia, la sua giusta efficacia. Noi ci sottoponiamo delle regole perché le regole attivano un processo di trasformazione. E perché noi seguiamo, Prabhupada era così eh, fermo sui quattro principi regolatori cioè perché è importante lui in occidente aveva capito che le persone non erano sicuramente su di un livello satrico il loro livello era molto più basso e quindi lui spingeva affinché le persone facessero loro questi, questi, questi principi regolatori perché, per trasformare la loro vita per alzare il livello per far sì che loro potessero sottolineare sulla, sulla piattaforma della virtù dalla quale diventa tutto più, poi molto più semplice praticare vita spirituale Prabha non ha avuto questo tipo di insistenza quando è andato in India a parlare semmai a, dei, a, dei, a delle famiglie Vaishnava di, di tradizione eccetera perché molti di loro semmai seguivano già questi principi, quindi lui non lo enfatizzava più di tanto, con gli occidentali ha dovuto farlo no? dovuto, però Seguire i principi regolatori, che ricordo non è un qualcosa che è connesso con la nostra pratica spirituale, perché la pratica spirituale è qualcosa di diverso. Noi stiamo coltivando che cosa? i nove sistemi del servizio devozionale, Shravanan, Kirtanan, Vishnu, Smarana, eccetera, eccetera. No? Tutti questi nove percorsi. Noi stiamo mirando a quello. La, la, la piattaforma della virtù è importante mantenerla, ma la piattaforma della virtù bisogna andare a leggere che cosa prevede. Perché nella piattaforma della virtù sicuramente c'è misericordia, compassione, empatia, aiuto per gli altri, eccetera. Quindi significa che noi siamo rimasti sulla regola tanto per seguire la regola e la regola non ha prodotto trasformazione se il nostro cuore si indurisce. E quindi dobbiamo, dobbiamo comprendere dobbiamo stare, stare, dove stiamo sbagliando e accettare che semmai qualcuno ci aiuti a comprendere questo, questo punto e a lavorarci sopra a correzione. Se non facciamo questo, la regola diventa fine a se stessa e il risultato qual è? Che a regole ne vorremmo aggiungere altre regole, però non abbiamo permesso alla regola di lavorare. E se la regola, non, se la regola lavora e funziona, quando? Quando diventa parte integrante della nostra vissuto. Quando le regole in essenza diventano parte della nostra vita. Allora io Imparo, no? non mangio la carne, ma non è che oh, mangio la carne, tu hai mangiato quello, allora sei un demone, non è quello il punto. Ma non mangiare la carne, uova e pesce è il primo anello, il primo passaggio indispensabile per poter comprendere il principio della misericordia e della compassione. E poi devo ampliarlo. Se invece sto ancora lì dopo vent'anni a, a, a litigare, ogni qualvolta passo davanti a una rosticceria sono attratto dall'odore. La regola non ha prodotto nessun tipo di trasformazione, diventa naturale per una persona satfica non mangiare altri esseri viventi, diventa naturale non prendere intossicanti, diventa naturale vivere una vita sessuale regolata, poi sublimata ad un livello più elevato, dove addirittura uno. Non fa questo solo per, per la procreazione è un percorso diventa naturale non sfruttare gli altri non giocare d'azzardo eccetera perché fa parte del tuo vissuto Diventi, tu sei così non perché la regola te lo dice quando invece non, sei, non hai passato questo tipo di livello la regola sarà sempre incombere su di te tu farai di tutto per, per poterla seguire a discapito anche degli altri e questo è un problema oppure come fa qualcuno anche in altre tradizioni di religione troverai il modo per cercare di aggirare la regola e stai, e stai di nuovo facendo un grandissimo errore perché la regola è messa lì per farti crescere. Non so se. Okay. Bene, possiamo. Dai, abbiamo una regola da seguire, vorrei andare a prendere pressata e quindi tutti quanti Hare Krishna Jai si Shiva ki jai Shiva Prabhupada ki jai.